29 ottobre 2015, inaugurazione del Museo Bailo con la presenza del Ministro della Cultura Franceschini. 19 agosto 2017, nemmeno 2 anni dopo, un pezzo di cornicione della facciata crolla a terra. Questa mattina il personale del museo, subito allertato, ha deciso di chiamare i vigili del fuoco che hanno subito transennato la zona e perlustrato l'edificio. Abbiamo sentito al telefono, perché fuori Treviso, l'assessore Franchin, che minimizza senza però sottovalutare l'accaduto. Ma adesso io non ho visto di persona perché sono fuori Treviso, ma mi hanno detto che si tratta di un modesto cedimento di una cosa superficiale, qualche calcinaccio. L'edificio è stato inaugurato da questa amministrazione il 29 ottobre 2015, i lavori all'epoca erano stati fatti correttamente dalla precedente amministrazione, sono cose che capitano, il museo naturalmente come tutte le opere è in garanzia, provvederemo a far intervenire la ditta costruttrice. Nei prossimi giorni l'assessore chiamerà la ditta che si è interessata ai lavori di restauro per un controllo generale dell'intera struttura. Lo stabile è ancora in garanzia e la ditta dovrà al più presto sistemare tutte le criticità. A far fare un controllo generalizzato per vedere se nel frattempo si sono aperte altre situazioni difficili, ma ripeto, mi sembra una cosa molto molto lieve e di poca importanza e comunque da tenere sotto controllo.